A causa della sua posizione geografica, lungo i confini delle placche eurasiatica e africana, l'Italia è nota per l'attività sismica. L'Etna, situato in Sicilia, è un vulcano particolarmente attivo e di grande interesse per i ricercatori geofisici. Recentemente, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania ha rilasciato una dichiarazione che ha suscitato grande attenzione. Le stazioni della rete sismica hanno registrato uno sciame sismico nelle aree del Monte Intraleo, del Monte Palestra e del Monte Lepre, che si trovano vicino all'Etna. Sono stati segnalati 10 episodi sismici con magnitudo che vanno da 2.8 a 1.7. I rapporti dell'Istituto indicano che le coordinate epicentrali dei terremoti non erano poco profonde, suggerendo un'origine comune legata a processi dinamici poco profondi, lungo le faglie tettoniche regionali. I ricercatori sono attualmente impegnati a comprendere meglio e a identificare possibili correlazioni con altre attività vulcaniche. Non ci sono stati danni per la popolazione della zona, ma l'Istituto ha agito rapidamente per tenere traccia degli eventi sismici e rendere le informazioni disponibili al pubblico. Lo sciame sismico non ha causato danni a persone o cose, ma ha provocato disagio tra gli abitanti della zona, che già convivono con un vulcano attivo. L'intervento immediato dell'Istituto per osservare gli eventi sismici e informare la popolazione è un segno della sua preoccupazione e delle sue misure preventive. È fondamentale sapere che l'Istituto ha chiarito che le scosse non sarebbero state percepite come significative se non fossero state vicine alla crosta terrestre. Questa spiegazione è stata fornita al momento della diffusione della notizia. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.